Buongiorno amici di Kikriki, buongiorno a tutti, nuova puntata oggi su Matera, tempo strano, sembra il mese di marzo pazzerello, ieri sul sole face freddo, poi ogni tanto qualche goccia d'acqua, però la temperatura grazie a Dio non è proprio, come dire, fredda, si può stare. Allora, nuova puntata su Matera, fatemi fare un cappelletto, ma proprio un piccolissimo cappelletto, anzi voglio provare un attimino se mi segue, vediamo, mi segue, sì, mi segue, vedi, mi segue, io giro, no? Tipo la canzone di Jimmy Fonda, gira il mondo gira, wish and blonde, ma mi segue abbastanza, non è proprio centralissimo, però mi segue. Allora, praticamente qual è il discorso? Un cappelletto velocissimo, per quanto riguarda queste norme anti-Covid, ci sono delle cose, secondo me, che sono paradossali, che io ho notato nel corso di questi 2 o 3 giorni, da quando appunto ci siamo liberati, diciamo, da questa chiusura forzata. Allora, per quanto riguarda i negozi di abbigliamento, allora, negozi di abbigliamento bisogna sanificare gli indumenti, ogni persona che si prova l'indumento bisogna sanificarlo, c'è chi dice che deve usare la vaporetta, oppure dice arieggiare, cioè praticamente, cioè tu pensi, una giornata di pioggia, cioè tu una volta che provi l'abito poi lo devi tenere fuori, cioè arieggiare per quanto tempo? 5 minuti, 10 minuti, un quarto d'ora, 10 secondi, 20 secondi, non si sa. Vabbè, comunque una cosa è certa, che non si capisce molto bene. Allora, arieggiare. Però io poi ho visto, andando senza fare nome, ci sono dei reparti enormi, dei corridoi pieni di merce, perché in questi mesi non hanno venduto niente, quindi ci sono pantaloni, giacche, giubbotti, giacca a vento, cioè a prezzi scontatissimi, dove, non lo so, questa norma come viene rispettata, perché ho visto parecchia gente toccare, prendere, misurarsi, riporre, oppure non necessariamente devi andare nel camerino, c'è gente che addirittura lì sul posto, dove, nel corridoio dove ci sono gli abiti, dove c'è l'abbigliamento, lo vede, lo controlla, lo apre, poi lo rimettono nella gruccia, cioè là come si fa a sanificare? Io non l'ho ancora capito in che modo viene sanificato, o in queste grandi distribuzioni dove non è che c'è un controllore, è che c'è un commesso, cioè era libero, non c'era nessuno, c'era soltanto parecchia gente che invogliate dagli sconti si provavano, guardavano, toccavano, quindi questa è anche un'altra stupidata, questa una norma un po' inutile. Puntata della giornata. Chiudiamo il cappelletto. Allora, dove ci troviamo stamattina? Stamattina ci troviamo nel rione Serra Venerdì. Io mi faccio una bella camminata. Rione Serra Venerdì, ripeto, come ho detto l'altro giorno, fa parte del risanamento dei Sassi. De Gasperi fece uscire i materani negli anni 50 dalle grotte dei Sassi, che era proprio la città della vergogna, venne definita, e costruirono con un'urbanizzazione, con degli urbanisti bravi, di fama internazionale, costruirono il rione Serra Venerdì, che adesso vi faccio vedere uno scorcio del rione Serra Venerdì. Quindi diciamo che sono delle strade abbastanza ampie, incroci, Wishenbone e Maccheron, fatti in un certo modo. Poi la cosa importante è che c'è anche molto verde, quindi questa è la cosa importante del Rio de Sera Verdi, che c'è anche molto verde. Poi, cosa dire, oltre ad esserci molto verde, c'è una scarsezza di attrezzature, zone per lo svago, per i bambini, per i giovani, per gli anziani. Mi sa tanto che costruirono forse più di 10 anni fa, molto di più di 10 anni fa, costruirono un campetto per far giocare i ragazzi, i bambini del rione Serra Venerdì. Questo campetto era stato vandalizzato già tantissimi anni fa, però 8-9 anni fa il comune, con dei fondi europei, se non sbaglio, mi sa che è venuto a costare intorno ai 40-50 mila euro, non di più, lo restaurarono, lo rifecero
ex novo misero, diciamo, il tappetino adatto, sai, quello, il verde sintetico. Come potete vedere adesso dalle immagini che il buon Nunzio sta mandando, questo era il campetto, diciamo 3-4 anni fa, quindi restaurato da 4-5 anni prima, però vedi, c'è tutta la recinzione. Le porte non le avevano ancora messe, perché le porte qui stranamente non le hanno mai diciamo realizzate, però come potete vedere da queste foto risalente a 3-4 anni fa, c'è tutta la recinzione, è ancora, diciamo, in condizioni idonee per poter far giocare i bambini. Mi hanno detto alcuni cittadini del Rione Serramere, dice: Emanuele, perché non vieni a fare una capatina? Renditi conto in che condizioni versa, ormai da forse più di 2 anni, in che condizioni versa questo campetto, diciamo, di calcetto, oppure, diciamo, di svago di Serra Venerdì. Allora io ve lo faccio vedere in che condizioni versa. Allora, questa è l'immagine, questo è un campo lungo, come potete vedere. Infatti possiamo mettere dall'altro lato del monitor, del televisore, la vecchia foto originaria. Infatti qua si vede che come si trova adesso, le condizioni come si trova adesso il campetto, quindi praticamente senza recinzione. Diciamo che il 100% della recinzione è stata divelta, infatti non esiste più. Vedi, sono rimasti soltanto i pali, vedi, dappertutto ci sono i pali senza recinzione, quindi quando si tira un calcio di pallone sicuramente entra, vedi, nelle abitazioni, nei palazzi, nei balconi delle abitazioni di fronte. Ecco, ci facciamo un'altra passeggiatina. Cioè, ripeto, inizialmente questa struttura era stata, se non sbaglio, data non in gestione, in custodia a un rappresentante del Rione Serra Venerdì. Poi non lo so che cosa è successo, perché qui c'era la recinzione, c'era la porta chiusa a chiave col catenaccio, mi sa c'era un criterio di prenotazione per poter accedere, per poter giocare, diciamo, a questo campetto. Le porte chiaramente non le hanno mai messe, forse perché erano finiti i soldi, e forse qualche cittadino, qualche abitante a spese sue ha fatto dei buchi, no, e ha messo, diciamo, questi pali arrugginiti, e quindi non ci sono mai state le porte. Poi vedete in che condizioni si trova anche adesso, no, il tappetino verde, il sintetico, tutto squarciato. Cioè è diventata una latrina. Poi vabbè, vedete qua poi la recinzione con il vento come ondeggia, c'è veramente una cosa proprio ridicola, una schifezza. Allora io dico ai nostri amministratori comunali di Matera, che sono sempre così solerti, sono sempre così bravi a chiacchiera, allora io dico: scusate, ma avete avuto tanto di quel tempo, avete avuto 5 anni in questo, diciamo, quinquennio di vostra Wishenbone e Maccheron, possibile che avete speso un fottio di soldi per Matera 2019, per eventi, cioè proprio la fondazione ha avuto carta bianca, e poi non avete avuto, no, non lo so, una minima somma per poter effettuare almeno la manutenzione ordinaria? Perché la pecca di quasi tutte le amministrazioni incapaci, che in Italia ce ne sono tantissime, è quella di spendere soldi pubblici per poter realizzare delle strutture di svago, delle opere pubbliche che possono essere scuole, biblioteche, parchi giochi, li spendono i soldi. Non si sa con quale criterio, perché di solito costano sempre 10 volte in più se l'avesse realizzato un privato, e poi no, non danno in custodia, non danno in concessione, non danno in manutenzione, niente, zero, se ne fregano altamente. E poi quando dovesse capitare la realizzazione di opere ordinarie, queste opere ordinarie non si fanno mai. Questa è, diciamo, una parte della recinzione, nella parte superiore, che ancora resiste, però, diciamo, tutta la parte che perimetrale,
come potete vedere dalle immagini, non esiste più. Allora dico io, scusate, ma non c'è un ufficio preposto a materia, un responsabile, un funzionario che prenda, abbia a cuore i giochi, le attrezzature sportive pubbliche, non prenda a cuore quindi il momento in cui si verifica, non lo so, una rottura di una parte della recinzione, si provvede in maniera immediata, si provvede a ripristinarla. Poi magari si rompe un pezzo del manto sintetico, si provvede a ripristinare il manto sintetico. Cioè, non riesco a capire come mai non c'è questa volontà, non c'è questa voglia di realizzare e di ripristinare le opere pubbliche che poi son costate migliaia e migliaia di euro di soldi pubblici. Cioè, noi paghiamo le tasse, i tributi più alti al mondo, forse a Matera, e di servizi proprio zero a zero, non abbiamo nessun servizio decente. Io concludo questa puntata dal campetto di Calcetto. Chiamarlo campetto di Calcetto è un vanto, perché ormai è diventato una latrina, tutto sgarrupato. Poi qui non riuscite a vedere, ma il sintetico è tutto onde, quindi facilmente i ragazzi che giocano inciampano, perché ci sono questi dossi, e quindi conviene proprio, secondo me, non giocare in questo pseudo campetto Eifu di Calcetto. Mi sa che qua si poteva giocare anche a basket, vabbè, troppa grazia Sanarò. Vabbè, Nunzio, ti saluto, ti mando i Wishemblone Maccheron, ci vediamo sempre domani con una nuova puntata di Chicchirichì. Per oggi è tutto, amici di Chicchirichì, state con noi.